In queste condizioni si sviluppa il fenomeno della visione. Come funziona questo fenomeno della visione? Beh, c'è una sorgente che illumina tutto, se vogliamo, illumina tutti gli oggetti presenti in ambiente. Ciascun oggetto riflette delle informazioni, anche se luminose. Queste riflessioni arrivano all'occhio, che raccoglie tutta questa serie di informazioni, le raccoglie e le trasmette al cervello. E il cervello ha il compito di elaborarle. Per cui viene raccolto uno stimolo che nasce come stimolo fisico, radiazione luminosa. Viene raccolto dall'occhio, quindi dall'essere umano, quindi si introduce un elemento di soggettività. Dopodiché queste informazioni vengono trasferite al cervello, li vengono elaborate e nasce una sensazione. Attenzione, perché in questo passaggio ci può essere un ulteriore elemento di soggettività. Noi siamo abituati a considerare l'illuminazione degli ambienti come un fatto naturale, ovvio. Abbiamo tante finestre, formazione luminosa è chiara, entra un tocco di luce che illumina i banchi e quindi noi siamo in grado di vedere. Beh, non è detto, non è assolutamente detto che la sensazione che scaturisce da un'informazione luminosa e visiva sia così ovvia. Beh, qual è questo approccio tradizionale? Immagino che nessuno di voi farà sicuramente il problema di progettare un oggetto dal punto di vista luminoso. Per voi, no, scherzo. Però ecco, queste sono considerazioni che sono assolutamente generali, valgono per qualunque percorso progettuale, anche per il progetto di un'attività, quale che sia. Inevitabilmente ci si deve porre il problema economico, che avrei voluto dire per ultimo, ma voglio dire per primo, non perché siamo una facoltà di economia, ci mancherebbe, ma perché poi ogni nostra decisione purtroppo si basa su quello che sono di economico. Ma il progettista, in particolare il mio tecnico, a fronte di una serie di problematiche economiche, che possono essere i costi di impianto, i costi di gestione dell'impianto, i costi di manutenzione, di extra manutenzione e così via, deve tenere conto, almeno allo stesso modo, dell'importanza di creare un ambiente che sia innanzitutto fruibile, cioè deve riuscire a creare nell'ambiente le giuste condizioni per poter utilizzare l'ambiente per quella che è la destinazione d'uso dell'ambiente. Dopodiché, e questo lo vorremmo tutti, ma non è detto che sia così, vorremmo che l'ambiente fosse progettato per vivere l'ambiente in condizioni di comfort o di benessere, come utilizzare il termine. Beh, poi ci sono tutta una serie di riflessioni di tipo architettonico che corredano la scelta dei sistemi e delle tecnologie. Beh, l'insieme, la combinazione di questi fattori porta alla definizione di qualità di un ambiente luminoso e quindi alla qualità del progetto. Tutto questo in modo che sia possibile far lavorare l'occhio secondo le sue potenzialità. Qui vedete curve su cui non ci soffermiamo più di tanto, ma che danno idea di come l'occhio, o meglio, di quanto l'occhio è in grado di percepire la radiazione luminosa. Evidentemente nelle zone di ultravioletto e di infrarosso la radiazione non è visibile, quindi l'occhio non percepisce informazione, e la zona del visibile si comporta come un normale sensore, se vuoi. Tutto chiaro fino a qui? Bene. È importante che sia tutto chiaro, perché adesso dobbiamo fare questo passetto oltre e scoprire che è successo dal 2001-2002. Perché fino al 2001-2002 tutto questo discorso, che poteva essere più o meno complesso, era però un discorso
so che aveva una sua logica, un suo, una sua superiorità. Nel 2002 succede qualcosa di, tra virgolette, sconvolgente, nel senso che arriva una doppia comunicazione di elaborazioni fatte nel 2001 da due scienziati che hanno lavorato indipendentemente, uno negli Stati Uniti e uno in Inghilterra, che affermano di aver individuato all'interno dell'occhio della rete, ovviamente, un altro ricettore. Ora, prima nell'immagine precedente si vedeva, non abbiamo fatto cenno, però tutti abbiamo sentito parlare di nuovi bastoncelli, almeno per sentito parlare, no?